Je voudrais aller à la casa dov'è? Benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi sono in una location un po' diversa dal solito. L'avete già vista, si tratta della nostra palestra del castello. Non lo sapevate di avere una palestra? C'è anche una bilancia lì dietro nascosta, ma l'abbiamo nascosta bene perché è uno strumento di tortura. In ogni caso, oggi vi volevo parlare di questo LG Signature G6V, un TV OLED 4K HDR prodotto da LG. Questo LG Signature G6V è un picture on glass. In poche parole, il pannello è stato fuso su una lastra di vetro in modo da donare questo aspetto meraviglioso, spettacolare, che vi farà cadere la mascella e gli occhi contemporaneamente. Questo permette, oltre di avere, questa tecnica assicura rigidità ed eleganza, ma soprattutto fa sì che questo TV sia così sottile, solo 2,5 mm di spessore. Questo sì che è un TV piatto. Avere un TV così sottile è possibile solo destrutturando il televisore. Cosa significa questo? Tutto il suo cervello, così come la parte audio, è stato inserito all'interno di questa soundbar, che continua anche sul retro, infatti si estende un pochino in lunghezza. Lì troviamo tutti gli attacchi, l'HDMI, la SCART, tutto ciò che è i cavi che entrano all'interno del TV, ma soprattutto anche la parte audio che è stata curata da Harman Kardon. Qual è la caratteristica principale dei TV OLED rispetto agli altri TV? Cercherò di spiegarvelo in modo semplice perché per non addentrarci troppo nei dettagli. In poche parole, gli OLED hanno i pixel che si autoilluminano, si illuminano d'immenso da soli. Questo permette di avere un colore, una luminosità, ma anche dei neri molto uniformi, non avere quelle chiazze di colore più chiaro come succede per esempio in alcuni modelli di LED. Ogni singolo pixel di OLED però è di natura organica, quindi con il tempo potrebbe anche un pochino deteriorarsi. Un altro problema che potrebbe sorgere con gli OLED è il fatto che ogni pixel, illuminandosi da solo, se si illumina troppo tende a sbiadire il colore, quindi bisogna stare molto attenti, ciao è andato in stand by, bisogna stare molto attenti a calibrarlo nella maniera giusta, insomma. Non penso voi possiate vederlo all'interno della camera, ma i neri sono veramente spettacolari, lo vedete già anche dai menu, la differenza rispetto a un nero sbiadito. Il nero troppo sbiadito ovviamente accade quando è illuminato troppo, il pannello è troppo illuminato, quindi il nero tende un pochino al grigio. All'interno della confezione di questo LG Signature G6V troviamo due telecomandi, uno il Magic Remote, come potete vedere, che ha un puntatore che si muove in base al vostro movimento, e poi un altro telecomando più piccolo e semplificato, ma che non è Magic Remote. Oltretutto trovate degli stilosissimi occhiali 3D all'interno della confezione, eccoci qua, vedete? Non vedo più niente, ce ne sono due all'interno della confezione. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi della linea Signature è che sono dei TV premium. Premium vuol dire che costano un sacco d'esordi, perché sono fatti in una certa maniera, utilizzano certi tipi di materiali e, come vi farò vedere dopo, le finiture sono veramente di pregio. Quindi ricordatevi che tutti i prodotti di LG che hanno nel mezzo da qualche parte la parola Signature, sappiate che dovete uscire il portafoglio pieno di danari. Andiamo allora a vedere più da vicino soprattutto il design e il sistema operativo, che si chiama WebOS. LG Signature G6V è un televisore OLED 4K HDR disponibile in due differenti tagli, da 65 e da 77 pollici, e caratterizzato da un design molto ricercato e da un pannello estremamente sottile. Questo TV supporta inoltre gli standard HDR10 e Dolby Vision, così da ottenere il massimo dai contenuti in 4K. La connettività è affidata a 4 porte HDMI, una porta Ethernet, 3 USB, di cui una 3.0, un ingresso component, un'uscita audio analogica e una digitale, e infine l'uscita per le cuffie.
Sono inoltre supportati il Wi-Fi, il Bluetooth, la connessione DLNA e Miracast. L'audio è stato invece progettato in collaborazione con Harman Kardon ed è affidato ad una soundbar integrata nella base del TV che diffonde un suono ricco e profondo. A bordo troviamo il sistema operativo proprietario WebOS 3.0 che si distingue sia per immediatezza che per semplicità. Potete infatti navigare attraverso tutti i menu tramite il Magic Remote utilizzando così un puntatore molto simile a quello del mouse. A disposizione nella schermata iniziale avrete una marea di app unite ai vari ingressi della TV, così vi basterà un click per accedere a qualsiasi servizio desiderato. Se poi volete ampliare la vostra esperienza potete selezionare l'app LG Content Store e scaricare tutto ciò che vi serve, giochi inclusi. Il menu delle impostazioni infine vi consente di cambiare modalità selezionando una di quelle già presenti, ma anche di gestire il rapporto d'aspetto, l'audio, lo spegnimento automatico, i settaggi di sicurezza e la rete. All'interno della confezione di questo LG Signature G6V troviamo due telecomandi. Uno è magico e l'altro no. Cosa vuol dire? Che è il telecomando più grande, guardate qui, ha un puntatore che si può spostare con grande facilità sullo schermo. Invece il telecomando piccolo è molto più basico e non potete svolgere... Magia? Niente magia per noi. Comunque, guardiamoli velocissimamente. Il telecomando più piccolo ha l'accendimento. Il telecomando più piccolo ha il tasto per l'accensione e spegnimento, volume, programmi, tasto home e poi potete girare a destra e a sinistra i vari... Vedete, potete navigare in questo modo all'interno del menu, però non avete più la magia e potete dare l'ok attraverso il tasto centrale. Quindi questo è il telecomando piccolino, andiamo ora a vedere l'altro. Il Magic Telecomando è un po' più completo, infatti ha tutta la numerazione dei tasti. I tasti sono alloggiati in un'unica parte gommata, ciò significa che se rovesciate del liquido sopra in teoria non dovrebbe succedere niente, ma ho qualche dubbio sulla rotellina centrale. Non gli ho rovesciato niente perché non volevo avere guai con la giustizia. Andiamo subito a vedere come funziona questo telecomando. Intanto possiamo muoverci in questa maniera puntando, possiamo utilizzare il tasto back per ritornare indietro e muoverci all'interno dei menu in questo modo, quindi arrivando all'estrema sinistra e all'estrema destra avremo questa diciamo funzione di scorrimento. Altra cosa che mi piace tantissimo di questo telecomando, oltre al puntatore, è proprio questo tasto che è uguale alla rotellina del mouse, infatti potete scorrere in basso e in alto semplicemente utilizzando il pollice. Diciamo quindi che il telecomando, oltre a sembrarmi molto robusto perché c'è nessuno, è un po' pesantuccio, ma niente, in ogni caso è anche molto elegante, segue ovviamente le linee guida di elegantezza già offerte dal TV stesso. Altra particolarità di questo telecomando è il tasto per la ricerca vocale, infatti vedete qui in cima abbiamo un piccolo microfono. Se clicco il tasto dove viene riportato il microfono posso iniziare la mia ricerca vocale. Che ore sono a Milano? È quasi corretto, eh? Guarda lì, Milano, differenza oraria. Meteo Milano. Te lì. 21 gradi. Avete quindi visto come funziona il telecomando, ma io ho l'alfabeto con le princess. Abbiamo quindi visto come funziona anche il secondo telecomando, ma io ho una piccola sorpresa per voi. LG Signature G6 può essere comandato anche con uno smartphone a caso. Noi casualmente abbiamo qui il suo omonimo, l'LG G6, che però è lo smartphone. Caricando l'app che si chiama LG TV Plus, potete associare... Mi leggi il codice che c'è scritto? 916, grazie. Potete associare lo smartphone con il TV e potete comandarlo come se non ci fosse un domani. La cosa più bella è il touchpad. In questo modo, vedete, si muove, dov'è? Eccolo, si muove, potete muovere il cursore, ed è una delle robe più divertenti che abbia mai fatto. Potete scendere tranquillamente con i menu, vedete lì dietro come si scendono i menu, oppure potete semplicemente alzare e abbassare il volume oppure cambiare canale. Sullo smartphone potete avere tutte le app installate sulla TV e
decidere di comandarle in questo modo attraverso il launcher. Per esempio io dico YouTube e lui apre YouTube, io dico Netflix e lui apre Netflix. Fa tutto quello che deve fare in modo eccelso. Potete addirittura scegliere gli ingressi, quindi HDMI 1, 2 o 3, e potete selezionarli direttamente da qui. A me sembra una gran figata. Noi ovviamente abbiamo utilizzato LG G6 perché ce l'avevamo adesso in prova, ma voi potete scegliere di utilizzare qualsiasi tipo di smartphone, perché funziona sia con Android che con iOS. Comunque molto carina, se non trovate il telecomando è un'ottima soluzione. Passiamo ora a pro e contro di questo LG Signature G6V. Che nome complicato! Prima cosa, il design è veramente mozzafiato, è la prima cosa che risalta all'occhio. È sottile, questo vetro su cui è alloggiato, diciamo, il pannello, quindi picture on glass, è una roba spettacolare, vi lascia veramente senza fiato, perché se non l'avete mai visto da vicino direte: ma che diavolo è questa cosa? È di un'eleganza esagerata. Inoltre, il fatto che tutta la componentistica, diciamo, l'audio e tutto il resto sia contenuto all'interno della soundbar lo rende veramente un TV unico nel suo genere. Inoltre anche i materiali scelti sono veramente di primo livello. Basterà toccarlo velocissimamente e vi accorgerete della differenza dei materiali utilizzati in questo LG Signature. Altro punto di forza di questo LG Signature, ma che è un punto di forza di tutti gli smart TV LG, è il sistema operativo WebOS. WebOS è assolutamente scattante e non si inchioda mai. Eccolo lì. WebOS è scattante, velocissimo, non rallenta mai, è molto essenziale, i menu sono puliti, non avrete difficoltà nel perdervi all'interno dei vari menu, perché è, ripeto, pulito, semplice, veramente alla portata di tutti, e quindi questo è un punto di forza. Altra cosa che ho apprezzato è sicuramente la qualità, sia del video che dell'audio. Lasciatemi spiegare meglio, o perlomeno ve l'ho spiegato anche prima. I neri sono molto belli perché sono profondi e sono davvero neri, ma soprattutto anche gli altri colori sono molto brillanti, quindi la qualità dell'immagine è assolutamente indiscutibile. Altro pregio è l'audio. L'audio è pulitissimo e vi spara in faccia direttamente. Perché dico questo? L'audio esce da questa parte della soundbar, quindi vi rimbalza, vi arriva in faccia frontalmente, non è sui lati, non è nella parte posteriore, è comunque frontale, e questo può essere solo che segno di qualità. Passiamo ora ai pochi difetti che ho riscontrato in questo LG Signature G6V, che, amici di LG, non vi riderò mai più, sappiate. Non glielo rendiamo giusto. No, certo che no. No, ecco appunto. Ok. Innanzitutto costa miliardi di milioni di euro, però come sapete le cose belle in modo assurdo si pagano. Costava qualcosina in più qualche tempo fa, adesso siamo più o meno sui 7.000 euro, che comunque non è poco, perché in giro TV da 65 pollici, 4K, HDR, quello che volete, magari non OLED, costano più o meno sui 3, 4, 5.000. Quindi abbiamo una bella differenza. Però ragazzi, le cose belle si pagano. L'ultima cosa che ritengo di inserire all'interno dei contro è il fatto che per appenderlo al muro la soundbar si pieghi. Quindi la soundbar da questa posizione deve essere piegata in questo modo, in modo da poter essere, diciamo, attaccata al vetro della TV. In questo modo l'audio, che dicevo prima era molto pulito perché vi sparava in faccia, adesso non spara più verso di voi, ma l'audio viene proiettato verso il basso. Quindi sicuramente sarà un po' diversa la qualità, ma non per questo brutta, ecco, da quel punto di vista assolutamente no. Insomma, questo LG Signature G6 è un bellissimo prodotto, ottimo, che in salotto vi farà fare un figurone. Ovviamente non è per tutti, perché io per esempio non potrei mai permettervelo, come penso anche altre persone, però se cercate qualità, eleganza, figaggine, gente che vi dice: mega TV, bellissimo,
che c'è in casa, questo è il prodotto che fa assolutamente per voi. Io penso di aver terminato qui, anzi ho terminato. Un saluto a Erika che è lì dietro la camera che mi sta dando la mano. Ovviamente andate a vedere degli altri video che trovate sul nostro canale, perché sono sicura che vi piaceranno, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale. La mamma, la nonna, il gatto, il petti rosso, prendiamo un petti rosso. Sì, l'animale a caso, la tigre, non lo so, il leone che avete a casa. Iscrivete anche lui, tanti baci e tanti bracci, come sempre. Ci vediamo al prossimo video.